sindaci a confronto alle telecamere di TV City. Focus sulle problematiche della scuola e non solo. Dai contagi ai decessi agli ultimi provvedimenti adottati. Un'ampia analisi sui dati dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Al dibattito sono intervenuti i sindaci di Torre del Greco, Torre Annunziata e Castellammare. Tutti i dati in possesso dei sindaci provengono dalla regione. Questo è il dato che ci è arrivato ieri, unità di crisi 9 febbraio 2021. Quindi sono tutti i dati che provengono dalla regione e quindi la regione conosce bene le situazioni in tutti i comuni della provincia di Napoli e nelle 5 province. Ci hanno dato anche i casi negli ultimi 7 giorni e Torre del Greco c'è un incremento di 301 caso, ma hanno dato anche i casi per età. Dai 6 ai 10 anni, dagli 11 ai 13 anni, in tutto sono 29 casi. Questi 29 casi non è detto che praticamente riguardano solo una classe o un'unica scuola, ma possono riguardare un po' anche quella che è la realtà all'interno delle famiglie. Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palumba, ha chiarito gli sviluppi emersi dall'ultimo incontro con l'ASL. Dalla riapertura fino al 9 febbraio i positivi sono 301. Questo numero comprende alunni di varie fasce di età, personale docente e non docente. Secondo i parametri inviati dalla Regione Campania bisogna tener conto di 3 elementi specifici. L'incidenza di positivi ogni 100.000 abitanti, la percentuale di tamponi positivi e la densità abitativa. Dal confronto con le medie regionali, in caso di dati crescenti, si generano particolari criteri chiamati alert. È automatico e lì poi bisogna agire e si chiamano alert. Alert vuol dire che praticamente bisogna prendere delle decisioni. Di questo io ti ho fatto anche vedere gentilmente Antonella. Nel momento in cui si parla di chiusura di scuole, bisogna capire che bisogna guardare in modo generale, quindi anche attività produttive. Attenzione, noi vogliamo parlare delle scuole come se il Covid è solo all'interno delle scuole. Non è così. La situazione è completamente diversa. Cioè, quando si chiudono le scuole, bisogna anche poi capire che si deve chiudere attività commerciali oppure ridurre gli orari delle attività commerciali. Scuole chiuse a Torre Annunziata e Castellammare. Ho preso dei provvedimenti restrittivi simili alla zona arancione. Voglio oggi dare invece una buona notizia, perché per la prima volta negli ultimi giorni abbiamo un numero di guariti superiore ai nuovi positivi, per cui il totale massimo che abbiamo raggiunto ieri con 906 positivi oggi è sceso di nuovo sotto i 900, quindi questa è già la prima buona notizia. In questo momento il comune di Torre Annunziata ha un'incidenza negli ultimi 7 giorni però, dal 1 al 7 febbraio, su 100.000 residenti noi arriviamo ad un numero di 859,97 a fronte della media della regione Campania che è 159,68. E abbiamo una percentuale dei nuovi positivi che arriva al 21,41% a fronte di una percentuale della regione Campania che è del 9,72%. Questi parametri, chiaramente come indicatori, vanno nella direzione appunto di mettere in campo quelle ordinanze restrittive di cui parlavo prima. Le scuole sono chiuse perché ho emesso ordinanza sindacale proprio per tutelare la salute dei più piccoli e degli anziani, perché lo possiamo dire tranquillamente, in questa fase c'è stata troppo irresponsabilità da parte degli adulti, di alcuni genitori che hanno accompagnato a scuola i ragazzi in attesa di tampone. È chiaro che noi come sindaci siamo in prima linea e quale massima autorità sanitaria presente sul territorio ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità. Molte volte mettendo in campo scelte forti, ma comunque che vanno nell'interesse della collettività e della comunità. I sindaci hanno poi spiegato come si stanno organizzando nei loro rispettivi territori per l'avvio della campagna vaccinale. Siamo quasi pronti l'ASL a partire con le vaccinazioni. Tutti i sindaci hanno dato disponibilità di aree
per far sì che l'ASL dai gli infermieri, i medici, per iniziare queste vaccinazioni. Anche qui c'è un protocollo che inizia dalla fascia degli ottantenni per poi iniziare a scendere a quelli che sono i professori, quindi i dirigenti scolastici, i professori di scuola e tutto. Noi abbiamo dato come area nostra l'Annunziata, quindi sì, con l'area della Santissima Trinità, con il parcheggio. Ieri ci hanno chiamato, oggi c'era il sopralluogo, siamo a disposizione anche per qualche altro comune più piccolo che può venire a Torre per quanto riguarda le vaccinazioni, ma tutti i comuni si sono messi a disposizione. Ho dato già disponibilità di alcuni immobili comunali dove appunto verranno effettuate queste vaccinazioni. La campagna appunto di vaccini è fondamentale per i cittadini e per far diminuire drasticamente quella che è la curva appunto dei contagi. Anche noi abbiamo già individuato delle strutture pubbliche da mettere a disposizione dell'ASL, perché ci rendiamo conto che più siti vaccinali mettiamo a disposizione e prima arriveremo a mettere in sicurezza tutta la nostra cittadinanza.